Amici ed amiche dell'UDES, buonasera. Questa sarà l'ultima lezione del 2020, questo funesto 2020 che ci ha fatto incontrare così da lontano. Ma auguriamoci che il 2021 sia migliore di questo, che ci permetta quantomeno di riabbracciarci e di stare vicini in nome della bellezza. Bene, terminerò le lezioni che abbiamo tenuto con un tema che era quello della natività. Con quest'ultima lezione termineremo proprio con questo tema del sacro, che tanto ha impegnato i grandi artisti del 300, del 400 e del 500. È di questi ultimi che ci occuperemo questa sera e intendo quantomeno, anzi, introdurrò subito la natività di un grande artista a me particolarmente caro. Come dire, Geno Inquietio, proveniente dalla grande scuola veneta del Cinquecento, la cui attività si svolse in gran parte lontano dalla sua terra, fino ad approdare in terra marchigiana, tra Loreto, Macerata. Operò negli ultimi anni soprattutto con una grande sofferenza. Vi parlo di Lorenzo Lotto. La sua proverbiale bontà d'animo, la sua, come dire, profonda religiosità, ben si prestano nell'interpretare un tema come la Natività, dove si esprime con una intensità, direi, come neomedievale, in anticipo sulla Controriforma, ma che manifesta un desiderio di ritorno alle fonti, quelle evangeliche, proprie dei ceti medi e più popolari. Bene, entriamo quindi nell'opera che viene nominata L'Adorazione dei Pastori. E questa tela si trova a Brescia nella Civica Pinacoteca e fu realizzata da Lotto nel 1534. Questa tela fu commissionata a Lotto da due membri della nobile famiglia Baglioni di Perugia. I Baglioni erano una famiglia nobile, particolarmente ricca, che partecipò alla storia di Perugia con vicende alterne. Il Baglione, a proposito del Baglione, che in quest'opera appaiono ritratti, si celano nelle fisionomie dei due pastori che si trovano a destra della composizione. Se si osserva bene, sotto le ruvide giubbe si celano raffinati abiti cinquecenteschi, camicie bianche, farsetti di velluto, calzoni accurati e calze fermate al ginocchio da nastri. Il tema della Natività è ambientato all'interno di una stalla al crepuscolo, dove una bellissima Madonna, avvolta nel suo mantello di un azzurro, come dire, quasi luminescente, è in adorazione del bambino, deposto in una grande cesta di vimini riadattata a giaciglio. San Giuseppe, defilato alle spalle di Maria, vigila sui presenti. A destra, due giovani angeli, dalle ali spiegate, introducono due pastori al cospetto di Gesù. Entrambi tengono una mano sulla loro spalla, come a indicare che la fede dell'uomo deve essere sempre sostenuta dal Signore, da Dio. Uno dei due pastori, appena
porge al bambino un agnello, il piccolo, in uno slancio di, come dire, di infantile tenerezza, alza le manine per accarezzare l'animale sul muso. E questo è un gesto dal chiaro significato simbolico. Abbracciando l'agnello, Cristo accetta il destino di sacrificio che lo attende. Un altro riferimento alla sua futura passione si può riscontrare nella croce della finestra che si trova alle spalle degli angeli. Anche la mangiatoia dentro la quale Maria si è inginocchiata, quasi a voler condividere la sorte del figlio, è in maniera inusuale rettangolare e ricorda un sarcofago, come quelli che abbiamo visti, nelle opere che hanno preceduto questa. Tutto è apparentemente semplice. Dalla collocazione nello spazio dei personaggi disposti su piani diversi, alla trasformazione dei motivi simbolici in elementi naturalistici, di straordinaria suggestione emotiva. Il Lotto riesce veramente ad emozionare con le sue opere quando sono così vicine a noi, quando affrontano temi semplici, umili. I personaggi umani e i divini e gli animali sono infatti ugualmente legati alla stessa intima partecipazione. La scena nel suo complesso è intima e toccante, senza alcuna marcata distinzione gerarchica, diremo, tra i personaggi sacri e quelli umani. Un devoto e silenzioso dialogo lega tutti i personaggi e conferisce all'evento un tono tenero e familiare, ben lontano dal formalismo di molte altre immagini di natività. Tanto che il grande Roberto Longhi riconobbe in quest'opera, come scrisse, un emblematico precedente del caravaggismo seicentesco. Senza dubbio. Passiamo ora ad esaminare un capolavoro assoluto del Correggio, l'Adorazione dei Pastori, che si trova a Dresda, soprannominata La Notte. Nel vedere la prima volta un'opera, la Madonna di San Girolamo di Antonio Allegri, detto il Correggio, la vidi a Parma, nella Galleria Nazionale del Palazzo Pilotta, rimasi, come dire, incantato. La pala, trafugata dalle truppe napoleoniche, trovata e portata al Louvre nel 1796, ma fu restituita alla città di Parma già nel 1816. Vi è rappresentata una singolare sacra conversazione, se potremmo dire, in cui Gesù bambino in grembo alla mamma è intento alla lettura dei testi sacri in compagnia di un angelo, San Girolamo e la Maddalena. La pala è detta il giorno perché considerata per la sua particolare fama e bellezza che faceva da pendant, come dire, un riscontro ideale dell'adorazione dei pastori che si trovava a Dresda detta La Notte. Ci occuperemo proprio di questa tela, ma provate ad immaginare per un attimo uno accanto all'altra, vedrò di metterla adesso, ve la proietterò, il giorno e la notte, prima della loro sconsiderata, diremo, separazione, unite dal fascino che le incanta.
la luce. L'adorazione dei pastori, ripeto, è conosciuta come la notte, è un dipinto ad olio su tavola di, abbiamo detto, di Antonio Allegri, detto il Correggio. Fu dipinta nel 1530 circa e custodito nella Gemäldegalerie di Dresda. È considerato uno dei maggiori capolavori del Correggio e uno degli esempi più incantevoli dei notturni nell'arte italiana del Cinquecento. Ammirato dai massimi pittori italiani e stranieri del suo tempo, fu ammirata dal Greco, da Rubens, e si recarono a Reggio per poterla ammirare. Infatti, la sua fama straordinaria contribuì a diffondere la considerazione del Correggio come pittore dei notturni. Fu desiderata da rilevanti collezionisti e uomini potenti del suo tempo, come il re di Spagna, che incaricò addirittura lo stesso Velázquez nel suo viaggio in Italia, di acquistarlo, ma la bellissima notte del Correggio rimase in Italia, fino a quando, venduto insieme ad altri 100 capolavori nel 1745 da Francesco III d'Este, fu venduta all'elettore di Sassonia Federico Augusto II e da allora è esposto nella Gemäldegalerie di Dresda. La fantastica natività vive grazie agli effetti, come dicevo, della luce. Questa luce, che emana dal bambino posto al centro dell'opera e che irradia sui presenti e sulle nubi, dove il vortice degli angeli ricorda gli affreschi da lui stesso dipinti nella cupola della cattedrale di Parma. A tal proposito, scrisse il Vasari: è in Reggio medesimamente una tavola, direndovi una natività di Cristo, ove partendosi da quello uno splendore fa lume a pastori e intorno alle figure che lo contemplano. E fra molte considerazioni avute in questo soggetto vi è una femmina che volendo fissamente guardare verso Cristo e per non potere gli occhi mortali sofferire la luce della sua divinità che con raggi par che percuota quella figura, si mette la mano dinanzi agli occhi, tanto ben espressa che è una meraviglia. E così termina. Evvi un coro di angeli sopra la capanna che cantano, che son tanto ben fatti che par che siano piuttosto piovuti dal cielo che fatti dalla mano di un pittore. Alla descrizione del Vasari possiamo aggiungere che la luce intensa che emana Gesù è una geniale trovata per mettere in risalto i gesti a sorpresa dei pastori, ma che di rimando non è sofferta da Maria. E per finire poi, in lontananza, lo skyline del paesaggio, dove l'albeggiare annuncia simbolicamente il giorno che sta per sopraggiungere tra le colline di Valdenza, rivelando le velature del Cristo Salvatore. Pur rimanendo un pittore del suo tempo, il Correggio, genio del Rinascimento, veniva nel frattempo anticipando accostamenti cromatici, eleganza, e impostazione delle figure e una insolita naturalezza, unendo arditamente questa luce che inconsapevolmente sembra anticipare il Caravaggio. E che furono poi
tutti elementi del barocco. Non è che tutti gli artisti ci interessino, come uomini voglio dire. Allo stesso modo, qualche volta il distacco tra la condizione umana e la creazione artistica è evidente. Poche volte, invece, nella storia, l'arte e il suo creatore si sono così identificati, come nel caso di Pietro Paolo Rubens. Artista coltissimo, elegante nei modi, nel vestire, seppur formatosi nelle Fiandre, seppe cogliere con argusia tutte le tendenze che via via si affermavano in Europa, che come ambasciatore attraversava in lungo e in largo tra i potenti del tempo, tra il 500 e il 600. Così creò per la reggente di Francia Maria de' Medici tantissime opere, arricchì la chiesa dei Gesuiti, dipinse per la sovrana spagnola Isabella e in missione diplomatica a Londra per la pace in Europa ricevette da Carlo I l'incarico di decorare palazzi prestigiosi. Amò gli artisti veneti, da Tiziano a Tintoretto, Pordenone e Veronese. Studiò poi a fondo Michelangelo nella Sistina, Raffaello nelle stanze vaticane e Caravaggio. Ebbe modo di vedere la celebre notte di cui già ci siamo occupati del Correggio. Allora era ancora presente a Reggio Emilia e ne rimase incantato. Bene, andiamo ora a esaminare la sua natività. È così vicina perché è presente a Fermo, nel polo museale del Palazzo dei Priori. Possiamo veramente godere sul nostro territorio di questa opera meravigliosa, l'Adorazione dei Pastori, che fu eseguita nel 1606 per la chiesa di San Filippo Neri a Fermo. Fu commissionata al pittore da padre Flaminio Ricci, fermano, rettore della congregazione degli Oratoriani di Roma. Nel contratto veniva stabilito con precisione i personaggi che dovevano figurare nel dipinto: la Madonna, San Giuseppe, tre pastori, il bambino e una gloria di angeli. Ma per quanto riguardava poi la composizione, veniva lasciata al pittore la più ampia libertà. Il dipinto fu realizzato in 3 mesi, quasi di getto. L'ambiente oscuro, rischiarato solo dalla luce, si irradia dal bambino e un chiaro omaggio alla celebre notte del Correggio. Sono però anche evidenti i richiami a Caravaggio per i forti chiaroscuri e per certi particolari realistici nell'aspetto e nei gesti degli umili figure dei pastori. La disposizione dei personaggi scandisce un ritmo semicircolare che coinvolge anche gli angeli in volo. Ciò che colpisce del dipinto è sicuramente il sapiente uso della luce, che si riparte dal bambino e riscatta i volti e i corpi degli altri personaggi. La luminosità è talmente intensa che il pastore in piedi sulla sinistra è costretto a portarsi la mano agli occhi. Contribuisce a ricevere un'atmosfera familiare, alla quale ben si adattano i volti dei personaggi, accesi da un sentimento di affettuosa devozione. La Vergine, vera protagonista dell'opera, è colta nel momento in cui, incrociando le braccia, e qui in un vero e proprio saggio di bravura disegnativa,
toglie le fasce al bambino per mostrare il sesso ai pastori. A vegliare la scena dall'alto, ci sono alcuni angioletti che ricordano nella loro potenza muscolare e saldatura anatomica alcuni gruppi angelici della Cappella Sistina. Quanta acutezza, quanta bellezza, quanta magia. Si proponeva 60 anni dopo la notte del Correggio. Bene, siamo giunti al termine. Come dicevo all'inizio, non auguriamoci un 2021 così come è trascorso il 2020. Siamo alle porte del Natale e godiamoci nella fede questo ultimo straccio del 2020, in pace, in serenità. Non deve mancare, sulle vostre tavole, mi raccomando, il frustingo. E poi i fichi secchi. E nemmeno i benaguranti datteri africani. Anisetta Miletti, naturalmente. E tanta, tanta armonia. Vi lascio e speriamo di rivederci presto nel 2021 a tu per tu. Buonasera.